Siamo in attesa dell'uscita di Alinghi 5, siamo con Carlo Borlenghi, fotografo ufficiale di Alinghi, è uno dei migliori, se non il miglior fotografo di nautica e di vela al mondo. Carlo, dici due cose, quanto è bello fotografare queste macchine incredibili? Beh, cambia completamente il tipo di fotografia, il punto di ripresa diventa molto più difficile perché le barche sono molto più veloci, però ti danno una mano perché con anche pochissimo vento riesci a fare delle foto spettacolari, perché la barca si alza subito e riesci ad avere degli effetti di azione anche con pochissimo vento. Quindi stai sperimentando qualcosa di nuovo con queste velocità? Sì, stiamo tentando dei tempi lunghi per dare l'idea della velocità, di andare a bordo e quando hai l'occasione è un bel punto di ripresa. Al bordo riesci a fare delle foto incredibili. Senti, come sensazione, quando sei salito a bordo, come sensazione di velocità, cosa si prova? Ma il primo momento è l'accelerazione che ti colpisce, che non sei abituato, no? Su nessun tipo di barca aveva un'accelerazione di quel genere. Dopo un attimo, quando passata l'accelerazione, non ti rendi conto, ti rendi conto quando guardi il mare, ma sopra è tranquillo. Ho capito, senti, questa non so quante Coppe America hai fatto, ma sono salto tante, insomma. 8-9. Ecco, 8-9. Cosa ne pensi di questa sfida così strana, così folle per certi versi, insomma? Ma il termine giusto forse è quello, la sfida più folle che abbiamo mai visto. Sono due, forse più che folle tecnologica, il massimo della tecnologia che puoi trovare in questo momento nella nautica. Sono due barche completamente differenti, per cui c'è anche l'incognita di chi sarà la più veloce, di chi andrà meglio per la Tibolina. È tutto da scoprire, vedremo con la prima regata cosa succederà. Senti, tornando indietro alle tue Coppe America, qual è quella che ti ricordi con più affetto, con più emozione? Con più affetto quella in Australia, però, quando hanno vinto per la prima volta gli australiani, mi c'è stato un grosso cambiamento siamo finiti in un paese bellissimo, con una gente molto ospitale, e ho passato un bel periodo della mia vita a Perth. Poi anche tutte, ogni Coppa ha il suo perché, però mi ricordo io era molto bello il periodo dei nodi, forse perché ero anche molto piccolo. E lì si facevano anche belle foto perché c'erano sempre 20 nodi. C'erano sempre 20 nodi. Senti, oggi dove scatterai? Da dove scatterai oggi? Io sono sempre previsto, ho previsto di seguire tutte le regate in elicottero per comodità. Non so cosa succederà oggi, ma comunque buon lavoro. Grazie mille.